Welcome back, continuiamo il nostro corso e vedete che se avete effettuato tutti i passaggi in modo corretto dovreste avere una forma, una situazione di questo tipo. Che cosa ho fatto? Sono andato sempre a scendere con i miei set material, ho connesso tutti i target ai rispettivi nodi e successivamente ho dovuto creare ovviamente dei pin in output per connetterli ai rispettivi pin. E quindi avendo una situazione di questo tipo, adesso col tasto centrale posso andare a cliccare qua sopra e a cambiarne direttamente il colore. In modo del tutto, perché settato da noi, random, ma potremmo anche seguire una, come dire, un ordine come fatto precedentemente. Ok, usciamo e continuiamo nella realizzazione della nostra interfaccia. In realtà tutta questa parte qui, questo nodo sequence, e prendendo anche questa parte qui, io posso metterla sotto. Potremmo anche andare a commentare questa prima parte con C e potremmo chiamare questa parte, commentarla come set materials. Ok, diamo il classico colore, magari ampliamo un poco in questa parte e in questa parte e abbiamo la nostra, il nostro primo bind event. Ok, adesso potremmo scegliere sia di andare in verticale che in orizzontale, ma andiamo a vedere quali sono gli altri pulsanti, quindi andiamo un po' a completare la nostra interfaccia. Quindi a questa icona qua, supponiamo, io l'ho denominato Change Camera, quindi andiamo a dare come icona sempre Change. Dovremmo avere all'interno della nostra cartella relativa ai widget Camera View, quindi questa qua la prendiamo da qui. Andiamo nel nostro menu e l'andiamo ad associare, clicchiamo sul tasto, a questa parte qui. Questa parte qui deve essere sempre di tipo, per adesso, image, ok? E quindi prendiamo, come fatto prima, copy, per comodità andiamo a incollare per adesso anche su hovered, paste su pressed, paste su disabled. Adesso potremmo anche utilizzare la stessa grafica utilizzata qui, quindi potremmo prendere il tint, l'unica cosa che andremo a modificare, quindi copy, prenderemo il tint per quanto riguarda lowered e lo porteremo past qui sopra, poi prenderemo il tint per quanto riguarda il pressed e lo metteremo qui sopra, paste, e poi prenderemo il disabled tint, copy, e lo andremo ad associare a, quindi disabled tint, paste. Ok, compiliamo. Adesso andiamo a completare questa parte qui. Questo pulsante, come già abbiamo avuto modo di dire ripetutamente, ci consentirà di cambiare alcune viste presenti all'interno della scena, ma per fare questo ho bisogno, prima di andare qui all'interno della cartella Core, e andare a creare una nuova folder che io posso chiamare Enum, un enumerator, e vado qui, destro clic, vado in Blueprints, vedete, e scendo in Enumeration, quindi posso chiamare e underscore cameras, ok? Vado qui e vado a creare una serie di enumerator, quindi chiamerò cam underscore 01, new. Facciamone una, due, tre, quattro, cinque, sì, vabbè, sei viste vanno bene, quindi Ctrl C, Ctrl V, CAM02. Anzi, io opererei in maniera differente, andrei a creare addirittura una structure, quindi in modo da poter richiamare direttamente questa parte qui. Ok, come non detto, torniamo qui. Vabbè, questo lo possiamo a questo punto cancellare, delete.
forza delete, potremmo cancellare anche la relativa cartella, ma andiamo qui e facciamo un nuovo folder, chiamiamolo structure, ok? E facciamo la stessa cosa, andiamo sempre in blueprint e andiamo stavolta a creare una structure. Questa structure la chiameremo S underscore cameras, ok? Quindi doppio clic, stavolta avremo una situazione dove è possibile creare sostanzialmente le variabili personalizzate. Quindi chiamiamo questa cam1 e andiamola a dare di tipo camera actor, ok? Clicchiamo su camera actor. Poi creiamone una seconda, una terza, una quarta, una quinta e una sesta. Facciamo in questo modo, copiamo per comodità cam1, quindi CV, quindi sarà camera 2, questa qua V sarà camera 3, questa qua V sarà camera 4, questa qua V sarà camera 5, questa qua sempre CTRL V sarà camera 6. Abbiamo creato 6 variabili di tipo camera all'interno di questa struttura, quindi salviamo, usciamo, torniamo in questa parte. Adesso andiamo a scrivere il nostro codice, quindi ritorniamo all'interno della nostra blueprint principale, che è quella relativa alla nostra automobile. Adesso bisogna scegliere quale percorso utilizzare per meglio orientare il nostro codice, ma io sceglierei quella del tipo orizzontale, prenderei una nuova, anzi andrei a creare prima come fatto precedentemente l'event, quindi custom, questo lo chiameremo change cameras. Ok. E andrei a mettere a questo punto il ad integrare il nostro codice. Per fare questo, la prima cosa che dobbiamo fare è creare una variabile che chiameremo camera list in questo caso, e la andremo a cambiare in S underscore cameras, cioè la nostra variabile che avevamo prima. Realizzato di tipo structure, anzi andiamo a renderla visibile, magari possiamo scegliere anche qua, una volta resa editabile, una categoria set cameras. Ok, compiliamo, salviamo. Adesso che cosa dobbiamo fare? Andiamo a prendere la nostra camera list, trasciniamola all'interno del nostro spazio di lavoro. Rilasciamo il pin e clicchiamo su Brex Cameras. Ok, vedete che qui abbiamo l'opportunità di avere tutto l'elenco. Adesso richiamiamo Get Layer Control. Ok, Get Layer Control. E qui Set View Target with Blend. Ok. Set view target with blend. Iniziamo a mettere la prima camera qui sopra. Attacchiamo questa parte qui a questa parte qui. Blend time, promuoverei una bella variabile e la chiameremo time, blend time. Compiliamo, al blend time daremo tipo 0,5 per adesso, vediamo che cosa succede, poi potremmo andare sempre a variare questa variabile qui, potrei anche in questo caso renderla editabile e metterla all'interno di set cameras. Ok, compiliamo.
Qui abbiamo bisogno, come fatto precedentemente, perché il nostro menu è creato in un certo modo e quindi io devo avere la possibilità, cliccando sempre in modo sequenziale sullo stesso pulsante, di cambiare il tipo di visualizzazione della camera. Ho bisogno del nodo, come fatto precedentemente, multigate. Ok? Se vado in multigate posso fare una situazione di questo tipo. Questa parte qui sarà in comune, questa parte qui sarà in comune, potrei anche, come fatto precedentemente, ma ad ogni modo facciamo CTRL W. In questo caso andremo a mettere camera 02 come new camera, andiamo a dare il get layer controller e il time blend sarà sempre lo stesso. Lo mettiamo qui e ovviamente qui andremo ad attribuire il secondo. Spostiamo tutto in questa posizione 4, 5 e la mia sesta camera. Qui prendiamo questi altri due, spostiamo magari questa parte un po' più verso il centro, facciamo CTRL W e facciamo CTRL W. Giusto per avere le nostre 6 camere, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mettiamoli volendo centrati. Ovviamente la camera 3 sarà di questo target qui, la camera 4 sarà di questo target qui, la camera 5 sarà di questo target qui, la camera 6 sarà di questo target qui. In realtà nella nostra interfaccia adesso mi sono avveduto, manca la possibilità di poter tornare in modalità walk, perché una volta che io entro in modalità camera devo poi poter rientrare in modalità walk, qualora io lo voglia, e non per forza. Potrei anche metterlo in sequenza, ma adesso dai, continuiamo a scrivere il nostro codice. In questo modo, quindi iniziamo ancora a attribuire il player controller e il blend time, il player controller sul target, il blend time, player controller su target, blend time, e quindi non rimane che l'ultima parte, quindi questa va qui e il blend time dovrebbe andare in questa posizione. Adesso ho bisogno di agganciare i miei pin, quindi fine qua l'avevamo fatto, adesso agganciamo questo, agganciamo l'altro e agganciamo i rimanenti due, quindi uno e l'ultimo lo andremo ad agganciare in questa posizione. Ok, compile. Completiamo il codice e poi vediamo come risolvere il problema di ritorno al nostro player. Spostiamo un po' tutto in questa parte e adesso richiamiamo, innanzitutto andiamo a prendere qua all'interno b underscore, ops, get b underscore, abbiamo bisogno di change camera, quindi stiamo parlando di cambiare la camera. Ok, creiamo un reroute qui e portiamo questa parte, vediamo un po' dove portarla. Sì, dai, portiamola in questa posizione, quindi andiamo a creare da qui il nostro bind event to onClicked, bind event to onClicked, ok. Questo qua ovviamente sarà la seconda parte della mia sequenza. Utilizziamo magari il 2. Poi dopo andremo a sistemare e chiaramente
Potremmo portare questa parte qui e potremmo associare l'evento a questa parte qui. Innanzitutto, prima di testare questo codice, abbiamo bisogno di una situazione fondamentale, che è quella relativa al piazzamento delle camere all'interno della mia scena. Cioè, adesso magari possiamo sceglierne qualcuna semplicemente facendo in questo modo. Create camera here, camera actor. Ok, spostiamoci da qui, mettiamoci magari in questa posizione, scendiamo un poco il livello di camera speed, mettiamoci ad esempio in questa posizione e andiamo a creare una seconda Create Camera Here, Camera Actor. 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 Adesso basta selezionare il nostro oggetto sullo schermo, anche se vedete camera actor, io dovrei andare a modificare, vedete come lentamente raccoglie l'esposizione. Da un lato noi potrebbe essere, proviamo a vedere se è un effetto carino, se no dobbiamo andare a modificare gli elementi di esposizione all'interno della camera, cioè il valore dell'esposizione all'interno della camera. Se vado adesso a cliccare sulla mia Mercedes e qui in Camera List posso attribuire tutte le camere di riferimento. Vedete che io se faccio un zoom a ritroso posso semplicemente andare a cliccare sulle camere o potrei sceglierle qui dall'elenco. Facciamo anche in questo modo, può andare bene. 1, 2, 3, 4, 5, ne manca in realtà una ultima che potremmo, non lo so, mettere in questa posizione, ma è del tutto a livello esemplificativo, potete scegliere le vostre posizioni. Quindi ho la camera 6, che è questa qui. Quindi vado a selezionare la mia Mercedes e vado a prendere e prelevare questa camera qui. Adesso se vado in play, che cos'è che è successo? Vediamo se tutto funziona correttamente. Tasto centrale, qua vado a cambiare, ma lo sapevamo, qua vado a fare una situazione di questo tipo. Il time blend lo posso manovrare subito io. Innanzitutto andiamo qua nel codice e stabiliamo per quanto riguarda il multigate una situazione di tipo random e di tipo loop. E ho visto che era troppo veloce questa situazione, quindi qua selezionando il mio modello di automobile posso andare a stabilire un differente blend time, magari 1.2 per rallentare un poco perché sembravano, a dire il vero, molto veloci la dissolvenza, diciamo, in blending. Andiamo in play. Tasto centrale, macchina fotografica, vedete come adesso è, anche se entriamo molte volte all'interno del modello, ma possiamo modificare le nostre viste nel modo che più ci piace. Perfetto, tutto sembra funzionare correttamente e con questa parte anche relativa alle camere, io penso che è tutto. E adesso andremo ad integrare, innanzitutto avevamo un tipo di problema, vediamo un poco, no, ma se non erro, forse, allora, se vado qua, vado qua, vado qua, vado qua, vado qua, sto all'interno della camera. Vedete che io non ho la possibilità adesso di ritornare a navigare il mio modello. È per quello che ho bisogno
di un'altra icona che andremo da qui a breve a realizzare all'interno della nostra interfaccia.